ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Sciopero sospeso in Adriatico da parte delle marinerie dello Strascico. Alla mezzanotte di domenica prossima le imbarcazioni riprenderanno il largo per 2 giorni di pesca. Torneranno in porto nella giornata di martedì per scaricare il pescato e rifornire i mercati locali e i ristoranti. Solo 2 giorni di pesca in attesa di nuove decisioni che dovranno essere prese in occasione di una nuova assemblea convocata per venerdì 10 giugno, durante la quale i rappresentanti delle marinerie dell'Adriatico decideranno se riprendere l'azione di protesta contro il caro gasolio. Il prezzo del carburante ha raggiunto 1,20 euro al litro, restando nuovamente ferme nei vari porti. I pescatori attendono risposte dal governo, chiedono di calmierare il prezzo a non più di 75 centesimi al litro. Non solo, ma nella recente manifestazione a Roma di tutte le marinerie italiane è stato chiesto anche un contributo per far fronte alla crisi. Una risposta è arrivata dalla regione Abruzzo per le marinerie locali, è passata infatti la richiesta di un contributo di 300.000 euro che era stata avanzata dal consigliere regionale del PD Dino Pepe, che alcune settimane fa aveva anche incontrato a Giulianova i pescatori. Nelle settimane scorse, raccogliendo le esigenze della marineria abruzzese, ho presentato immediatamente una risoluzione in terza commissione. C'è stata una discussione e poi l'approvazione all'unanimità da parte di tutte le forze politiche. Oggi in consiglio regionale abbiamo stanziato 300.000 euro a favore della marineria abruzzese per cercare di aiutare tutte le imprese di pesca a superare questo momento difficile a livello regionale e nazionale. Io penso che abbiamo dato una prima risposta, ovviamente insufficiente, per cercare di aiutare questo settore che è in grande difficoltà. I 300.000 euro stanziati dalla regione sono un piccolo contributo per aiutare la categoria a fronteggiare una crisi che si trascina dietro da mesi.